come lei sa, gli strumenti per combattere le mafie, la corruzione, le illegalità sono rappresentati dalle intercettazioni. E proprio sulle intercettazioni lei dice che comunque ci sarà una stretta. Dice: non toccherò le mafie. Ma lei parte da un presupposto che non corrisponde alla realtà. Lei pensa che le mafie siano qualcosa diverso dalla corruzione e dalle illegalità. Le mafie prosperano su questo campo. Se non si ara questo campo, non arriveremo mai a contrastare le mafie. Ancora si pensa che le mafie abbiano la coppola e la scoppetta? No. Le mafie oggi operano nella società, nelle società internazionali che si estendono in Europa, in Canada, nei paesi dell'America, nell'Asia, ovunque. E tante indagini lo hanno evidenziato. E questo si raggiunge soltanto attraverso le intercettazioni. Una stretta delle intercettazioni è gravissima, Ministro. Ma lei, peraltro, ha iniziato il suo lavoro con un decreto che ci ha portato ad una limitazione dell'accesso ai benefici penitenziari per i mafiosi, che avviene attraverso condizioni di gran lunga più favorevoli che per i collaboratori di giustizia. E allora vede che intercettazioni e collaboratori di giustizia si indeboliscono. Al di là di quello che lei dice, non toccheremo le intercettazioni per le mafie. Ma che significa? Ma significa che non avete capito cosa sono le mafie. Ma allora cercate di capire cosa sono le mafie che dobbiamo combattere, e solo in questo modo riuscirete a combatterle. Sapete che le mafie oggi si muovono attraverso organizzazioni che vogliono di volta in volta entrare in contatto con le altre società, con società per azioni. Loro creano i cartelli, formano le fatturazioni per operazioni inesistenti e fanno in modo da elargire servizi illegali che agganciano le società che sono sane, che però hanno in un certo momento della loro attività necessità di un bisogno e di un aiuto nel loro lavoro, e le mafie si presentano come protagonisti in questa elargizione, e così agganciano tante società e poi formano i cartelli, 50, 60, 70 società. Ma questo non lo dico perché ho studiato, questo lo dico perché ho un'esperienza giudiziaria, e chiunque abbia un'esperienza giudiziaria questo lo sa. E quindi per battere le mafie bisogna muoversi su campi che sono totalmente diversi da quello che lei dice. Mafia e terrorismo non c'entra. Non è il reato di mafia che consente di battere le mafie, è il reato in materia di evasione, in materia di false fatturazioni, in materia fiscale, in materia di corruzione, in materia di turbativa d'asta. È tutto questo che ci consente di arrivare alle mafie. E allora ciò ci preoccupa molto. Mi sembra, avendo ascoltato il suo intervento, ho detto prima la frase di Xenofane che ognuno vede tutto attraverso la lente dei suoi pregiudizi. Non metto in dubbio che, avendo lei fatto e molto bene il procuratore nazionale antimafia, abbia una visione, diciamo, panmafiosa dello Stato. Sentendo il vostro intervento sembra che il nostro Stato sia infiltrato dalla mafia in tutte quante le sue articolazioni. Detto questo, però, Rilevo una piccola contraddizione, nel senso che, allora, se questa è l'impressione, cioè che la mafia, la borghesia mafiosa, non lo so, sono state usate delle parole diciamo di significato sociologico anche abbastanza cruente nei confronti della borghesia, della piccola borghesia, della grande borghesia, non saprei cosa dire. È però una cosa, se questo è vero, allora significa che in questi ultimi 30 anni la lotta contro la mafia è fallita. Cioè, se è vero che noi siamo oggi circondati da una mafia che si è infiltrata dappertutto, la domanda è: ma dov'era allora l'antimafia? Dov'erano le legislazioni dell'antimafia? Se siamo arrivati a questo risultato. Il fatto è che io non credo affatto che l'antimafia abbia lavorato, non credo affatto che l'antimafia abbia lavorato male, al contrario. Credo invece che l'Italia non sia così infiltrata da tutte queste articolazioni mafiose che si sono insinuate fino ai meandri più intimi della nostra vita individuale. Ecco, la realtà sta nel mezzo.